Domenica 26 novembre, siamo a Piacenza, siamo nella culla del nostro amico Gianpietro Comolli. Qui sei un piacentino, e che ci fa un piacentino qui al Fivi? Beh, è una manifestazione questa che ormai ha raggiunto una tale notorietà, presenza, anche quantità e qualità di produzione che bisogna per forza esserci, ed è una manifestazione che secondo me rappresenta molto bene le necessità oggi che ci sono fra produttore e consumatore. È uno di quegli eventi che la città stessa di Piacenza deve essere in grado di supportare e sopportare, mettendo anche a disposizione quelle che sono i servizi che una città posizionata al centro della pianura padana, vicinissima all'autostrada, riesce a dare. Oggi è molto importante vedere questa presenza cospicua di consumatori, soprattutto giovani. Ieri stesso dicono 8.000 presenze, io ho fatto un calcolo approssimativo, ma parliamo di quasi 3.000-3.500 carrelli. E se diamo un occhio veloce sui carrelli vediamo che la maggior parte sono semipieni, quindi vuol dire che c'è stato anche un acquisto notevole di prodotto. Quindi una manifestazione tipo un'enoteca, ma è un'enoteca temporanea, itinerante, che va direttamente dove c'è il consumatore è servito bene, Piacenza è posizionata molto bene, quindi credo che sia un evento che sicuramente deve rimanere e deve essere migliorato. Gli espositori oltretutto sono, direi, degli eccellenti espositori. Su 1200 associati qui ce ne sono 500 e direi che c'è anche una certa garanzia, perché sono proprio persone che sono nella vigna, fanno il vino come si deve. Beh, Fivi ha questa particolarità che in un certo senso gli serve anche per differenziarsi da altre associazioni e per dare uno scopo anche molto importante. Cioè, sono tutte aziende che hanno la vigna e che fanno soprattutto e quasi esclusivamente il prodotto con le proprie uve e nella propria cantina. È sicuramente quel tipo di etichette, quel tipo di marchio oggi molto interessante per l'appassionato di vino che magari beve poco ma vuole bere molto bene, bere in modo molto soggettivo, privato e caratteriale. Quindi incontra sul mercato italiano, che è un mercato maturo, quelle differenziazioni, quelle diversità che sono tipiche del consumatore di vino oggi giovane, e quindi sposa in un certo senso il mercato interno, il mercato italiano. Se il consumo è dato dai giovani, il vino si sta spostando quindi ad un altro tipo di prodotto? Beh, siamo in senso globale, ma soprattutto nazionale, siamo in un momento in cui il vino italiano non solo ha bisogno di essere rivisto, ma è un testimone di un cambiamento epocale. Non c'è più oggi la quantità che conta, ma bisogna andare sulla qualità. Ci sono anche dei disciplinari di produzione in Italia che sono obsoleti, bisognerebbe cercare di abbassare le produzioni, di andare a qualificare l'identità del territorio con la tipologia del prodotto. Bisognerebbe oggi che il mondo del vino italiano riuscisse a mettere insieme il nome del produttore, quindi l'etichetta, la tipologia di prodotto e il territorio. Oggi il consumatore evoluto, ma anche il consumatore giovane, appassionato e informato, sono queste tre cose insieme che va a cercare. La cantina che mette in piedi una sola di queste tre cose, soprattutto se non ha un'identità specifica, è abbastanza tagliata fuori. E in più bisogna essere profeti in patria. Tutti quanti vogliamo andare all'estero, ma è un bene o no? Allora, è evidente che un'impresa deve fare bilancio. Se evidentemente in Italia il consumo del vino è o stazionario o fortemente in evoluzione e in cambiamento, e ci sono certe cantine che hanno una dimensione e hanno una strategia ormai consolidata da anni e che non possono cambiare, è evidente che conviene enormemente imbastire un'attività all'estero o puntare all'estero, dove evidentemente il consumatore è più aperto a tantissime soluzioni. Il consumatore italiano oggi si va a posizionare o in alto, medio alto o in basso, quindi le cantine in Italia che riescono a fare un prodotto di primo prezzo funziona, e le cantine che riescono ad andare a caratterizzarsi e a soggettiviarsi sul mercato sono quelle che funzionano.